Un'iniziativa realizzata da Riviera Banca e Comune di Pesaro in collaborazione con l'APA, la Confcommercio, per promuovere il vino nel nostro territorio, le cantine nel nostro territorio, in un momento diciamo, di uscita, speriamo, dai problemi della pandemia, ma in un periodo in cui le cantine in particolar modo hanno particolarmente sofferto, quindi anche un modo per mettersi assieme, chiamare a raccolta i produttori del territorio, presentarsi alla città, ai pesaresi, ai turisti, di sabato 24 luglio, quindi iniziativa prettamente pomeridiana e serale, in cui si potrà appunto passeggiando per via Passeri con un ticket per quattro assaggi a 14 euro, fare un viaggio insomma, immersivo tra le cantine del territorio, quindi prevalentemente Bianchello, ma non solo, insomma, i vini di Colli Pesaresi che vengono prodotti nella nostra zona, e fare questo non solo incontrando 19 produttori, che è già un dato importante, ma anche i ristoranti, le attività del centro che parteciperanno preparando propri finger e street food legati appunto alle degustazioni. E a che ora avrà inizio e come si farà per partecipare? Avrà inizio alle 18, ci si può presentare sia dall'ingresso di Piazzale Lazzarini sia dall'ingresso di Via Passeri e appunto prendere questi biglietti, un biglietto e avere anche il calice della manifestazione con una borsetta porta calice, quindi comoda anche per spizzicare dei vari finger e quindi fare questo percorso, questo viaggio tra i vini del territorio. Questo evento, oltre a valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio, dà un'opportunità anche alla via Passeri o comunque alle vie del centro storico, perché in questo modo creiamo un evento che non è sempre collocato negli stessi posti e oltretutto ha una particolarità che è l'assaggio del vino, quindi puntiamo alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio e la cosa bella è stata la sinergia che si è creata tra le cantine e i ristoratori e devo dire che c'è stata una grande partecipazione a questo progetto, è circa un anno e mezzo che lavoriamo e insieme a Confcommercio, a Paotel e anche all'ambasciatrice Nicoletta Tagliabracci che preparerà il convegno. È un evento che ci crediamo molto, ci abbiamo lavorato, abbiamo coinvolto anche la scuola, il liceo Mengaroni dove ha creato il brand, quindi il 24 luglio invitiamo tutti a Cali City in via Passeri alle ore 18. Riviera Banca è un importante partner per questa iniziativa. Sì, Riviera Banca è una banca di credito cooperativo molto radicata sul territorio. Per Riviera Banca la persona è al centro di ogni interesse, quindi quando ci sono iniziative, ci sono attività che in qualche modo coinvolgono le persone, coinvolgono gli imprenditori, Riviera Banca c'è, anche perché è un momento così particolare che bisogna lavorare tutti insieme per la ripresa. Ecco, noi intendiamo spingerla, sostenerla questa ripresa. Vogliamo dare coraggio a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che hanno bisogno. Vogliamo immettere nuova liquidità sul territorio perché serve appunto agli imprenditori.